Palermo uccide a coltellate il marito nel sonno, arrestata con i due figli. Reddito di Maio a Giorgetti è nel contratto firmato da Salvini. Manovra CGA costerà alle imprese 4,9 miliardi. Ha ucciso a coltellate il marito nel sonno per mettere fine ai continui litigi. È accaduto la notte scorsa nel quartiere Falsomiele a Palermo. Dopo il delitto è stata lei stessa, una casalinga di 45 anni, a dare l'allarme ammettendo le sue responsabilità. La donna è stata arrestata insieme ai due figli maggiorenni di 20 e 21 anni. Io il contratto l'ho firmato con Salvini e nel contratto c'è il reddito di cittadinanza, così il vice premier Luigi Di Maio replica alle perplessità manifestate dal sottosegretario leghista Giorgetti, finito anche sotto l'accusa dei social per razzismo nei confronti del Sud, a scatenare l'indignazione. Le parole del sottosegretario durante un confronto con Giorgia Meloni, in cui aveva affermato che il Movimento 5 Stelle aveva vinto al Sud perché aveva promesso il reddito di cittadinanza. Magari, aveva aggiunto, è l'Italia che non ci piace ma con cui dobbiamo confrontarci e governare. La manovra costerà alle imprese 4,9 miliardi di euro, nonostante i correttivi. Lo ha calcolato l'ufficio studi della CGA di Mestre. Di questi, 3,1 miliardi graveranno su imprese non finanziarie e 1,8 miliardi su istituti di credito e assicurazioni. Meglio andrà negli anni successivi. Nel 2020 il sistema economico subirà una riduzione di prelievo pari a 1,7 miliardi e nel 2021 l'alleggerimento fiscale salirà a 2,2 miliardi. Dopo una settimana di competizioni europee torna in campo la Serie A. Si parte oggi alle 18 con Inter-Udinese, ma il match più atteso è il derby della Mole tra Torino e Juventus, previsto per stasera alle 20:30, con i Granata pronti a mettere in campo la stessa grinta sfoderata con il Milan, mentre i bianconeri puntano a continuare la loro ascesa verso la vetta della classifica. E questa era la nostra ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti potete sempre consultare il sito della DN Kronos. Grazie per averci seguito e arrivederci.